Era il 1996 e la DMA Design, successivamente ribattezzata come Rockstar North, stava per sfornare uno dei giochi che avrebbero fatto la storia videoludica. Stiamo parlando di Grand Theft Auto. Il titolo, volgarmente conosciuto con l'abbreviazione di GTA, uscì inizialmente per la sfortunata Sega Saturn. E visto le scarse vendite della console, gli sviluppatori pensarono bene di fare delle conversioni per PC e PlayStation nel 1998, seguita anche per Game Boy Color nel 1999. Il gioco è strutturato su tre livelli, ognuno di essi è ambientato in una città: Liberty City, Vice City e San Andreas, ispirate a quelle reali di New York, Miami e San Francisco. Il giocatore interpreta un criminale che avrà la facoltà di scegliere se vuole accettare delle missioni, tipo uccidere qualcuno, rubare un veicolo, eccetera, rispondendo alle cabine telefoniche oppure scorrazzare liberamente lungo queste città virtuali. Le mappe sono in 2D e all'interno sono presenti strade, edifici e parchi, quindi animati da pedoni e veicoli di vario genere, dalle vetture economiche alle supercar, piuttosto che furgoni e autobus fino alle moto. La caratteristica principale di questo titolo è proprio nella libertà del giocatore, che non si limita nella scelta delle missioni, ma bensì di quello che si può fare all'interno del gioco stesso. Infatti si possono rubare auto, moto e veicoli in generale, assassinare pedoni in vari modi, sparandoli o mettendoli sotto, e commettere vari atti degni del peggior criminale. Tutto questo però allerterà la polizia, che gradualmente darà filo da torcere fino a quando non arrestano o ammazzano il protagonista o vengono seminati. Per proseguire nel gioco è necessario raggiungere un certo punteggio, che si ottiene sia svolgendo le missioni assegnate che facendo azioni criminali. In conclusione si può affermare che Grand Theft Auto ha soprattutto dato il via ad una delle saghe di maggior successo della storia dei videogiochi, segnando un record assoluto di vendite a livello mondiale. Ciao!